ospite a Liguria Today, Marco Morabito, genovese, 53 anni, candidato alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Genova, in quota Lega per il sindaco Marco Bucci. Marco è un esperto in sicurezza e sport, maestro di arti marziali con riconoscimenti in Italia e all'estero. Buongiorno Marco, benvenuto e ci racconti un po' di lei. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, un po' di me, nel senso che io mi occupo di sicurezza e di sport da, si può dire, una vita, perché comunque faccio questo di lavoro, non solo a Genova che nella mia città, dove ho un centro sportivo a Carignano, e sono presidente di 3 associazioni sportive che si occupano di sport a 360 gradi, ma prevalentemente di difesa personale. Difesa personale cosa si intende? Non si intende solamente corsi per uomini barra donne, ma noi ci occupiamo di tutto l'iter che è relativo al bisogno della difesa personale. Quindi corsi antibullismo per i ragazzi, perché purtroppo oggi è un po' in auge questo argomento, corsi di difesa personale contro la violenza sulle donne, corsi per portatori di handicap, quindi andiamo a gestire anche l'attività motoria e gestionale per quanto riguarda la difesa delle persone che comunque non hanno mobilità articolare sufficiente, e anche la parte relativa agli anziani, perché purtroppo sono oggetti anche di aggressioni, soprattutto magari quando vanno a ritirare la pensione, quando fanno attività di normale, diciamo, quotidianità. Purtroppo anche lì cerchiamo di operare sulla gestione comportamentale e sulla difesa personale. Ovviamente una grossa branca, io insegno anche alle forze dell'ordine e quindi comunque c'è anche questo tipo di attività. Non solo questo, ma io mi occupo, sono responsabile di una società di sicurezza per appunto la sicurezza non solo personale, ma anche la sicurezza per quanto riguarda i siti o per quanto riguarda la gestione della sicurezza delle vulnerabilità e delle minacce all'interno dell'ambiente urbano. Oltre a questo, mi occupo un po' di tante cose, oltre a questo sono responsabile di una grossa società che fa impianti elettrici e quindi comunque non mi faccio mancare nulla, ma mi voglio mettere in gioco per la mia città in quanto esperto di sport e sicurezza. Bene, quindi insomma sport e sicurezza sono due elementi fondamentali della sua carriera, del suo profilo professionale, e credo che a Genova ci sia sicuramente bisogno sia di sport che di sicurezza. Sicuramente sì. In particolare, proprio sulla sicurezza, lei ha preparato un programma ben preciso da presentare alle prossime elezioni, da presentare al sindaco Bucci. Certo, certo. Questo, certo. Allora, io sono già un paio di mesi, due mesi e mezzo che ho presentato all'amministrazione il mio programma per quanto riguarda la sicurezza e per quanto riguarda lo sport. È un programma semplice, articolato anche su una tecnologia un pochino avanzata, che comunque io mi organizzo e mi occupo anche di sicurezza all'estero, soprattutto con lo Stato di Israele, eccetera, che comunque fanno un po' la voce grossa in questo settore qua. E quindi comunque ho fatto un vestito per la nostra città, semplice ma molto funzionale, dedicato proprio alle problematiche che io conosco, essendo genovese, della mia città di Genova. Bene, lo sport è naturalmente l'altro punto fondamentale del suo profilo. E lei mi pare che sia intenzionato molto ad aiutare le associazioni sportive e le associazioni che si occupano soprattutto di giovani. Sì, allora, delineo un pochettino un paio di punti, sia per lo sport e poi ritorno un pochino indietro per quanto riguarda la sicurezza. Per lo sport, all'interno del programma molto dettagliato, c'è un aiuto concreto con finanziamenti e progetti per quanto riguarda le associazioni sportive e le società sportive. Io sono presidente di un'associazione sportiva in Carignano ed è un settore veramente che è stato massacrato dal Covid. Quindi, volendo fare dei progetti e avendo la possibilità di farceli finanziare con la comunità europea, sicuramente possiamo dare un aiuto concreto a questo settore qua. E questo è uno dei punti fondamentali. Altro punto fondamentale per quanto riguarda l'attività sportiva è cercare di implementare l'attività motoria di ginnastica per la terza età, per il semplice fatto che
con degli studi, con varie metodologie e delle statistiche, abbiamo visto che un euro speso per lo sport sono 4 euro risparmiati per quanto riguarda l'ASL, quindi per quanto riguarda la salute generale. E la parte più deficitaria in questo senso qua sono le persone anziane, quindi questo è un altro punto fondamentale. Torno un pochettino indietro, ok, certo. Per parlare del discorso di sicurezza, due punti molto, molto veloci del programma mio di sicurezza. Il primo punto è la sicurezza proattiva. Che cosa significa? Molto in breve, è un termine molto, molto vasto, ma la sicurezza proattiva significa prevenire un'attività criminosa, ok, ancora prima che questa succeda. E una delle attività all'interno della sicurezza proattiva è la gestione, okay, del territorio con dei droni. I droni, ad esempio, nel centro storico possono fare la voce grossa perché comunque controllano dall'alto alcune zone critiche, poi viene fatta una mappatura sulla criticità dei vari ambienti o delle periferie e quindi, visto che la tecnologia ci adotta di determinati sistemi di sicurezza, perché no utilizzarli nel centro storico che è uno dei centri storici più grandi d'Europa. Questa è una cosa molto breve, ma comunque è un campo molto vasto. Altra cosa, visto che faccio anche questo tipo di attività qua, creare un programma dedicato alle forze dell'ordine che siano in grado di avere delle procedure di arresto e delle procedure comportamentali in senso migliorando quello che hanno già e quel buono che fanno tutte le forze dell'ordine, ovviamente si sta parlando di forze dell'ordine locali, ma sentendo le loro criticità, le loro esigenze, implementandoli in nuovi programmi insieme a loro per cercare di dare una mano ai nostri ragazzi che tutelano la nostra sicurezza sulle strade. Beh, direi che è assolutamente interessante il suo programma, il suo profilo, e tra l'altro sappiamo che Genova sarà capitale europea dello sport nel 2024 e quindi credo che la sua professionalità e le sue esperienze potranno essere molto utili alla nostra città in questa occasione. Sì, esatto. Allora, Genova capitale europea dello sport è già da alcuni mesi, se non un anno e qualcosa che comunque abbiamo il piacere di ospitare questa kermesse europea, e ovviamente proprio anche in questo settore che saremo in vetrina dopo il Covid, dopo anni di stasi, se possiamo definire, saremo in vetrina e ci guarderà tutta Europa. Quindi cercare di organizzare eventi nella sicurezza e sportivi di una certa rilevanza, mi permetto di dire che, visto che io faccio questo lavoro qua da anni in tutto il mondo, sicuramente mi metto in gioco per Genova, per i cittadini genovesi e ovviamente per fare bella figura, come attualmente ha fatto il nostro sindaco Bucci dopo 4 anni e mezzo di amministrazione locale. Grazie Marco Morabito e in bocca al lupo alle prossime elezioni comunali. Marco Morabito in quota Lega per il sindaco Bucci. Grazie a voi, crepi il lupo, a presto.